Un saluto a tutti gli allenatori. Prima di tutto vorrei ringraziare il CNA per avermi dato questa possibilità di portare un qualcosa di mio e renderlo condivisibile con tutti voi allenatori. E rendermi partecipe di questo nuovo progetto. E un ultimo ringraziamento lo faccio al mio assistente, a Manuel Ciglio, che poi assistente non è perché è un capo allenatore, che mi ha dato la che ha avuto la pazienza di ricercarmi tutte le azioni da farvi vedere. Per questa lezione le letture sul pick and roll contro i cambi difensivi. L'ho scelto per il semplice motivo perché nel campionato dove alleno, quindi in Serie B, tantissime squadre usano i cambi sistematici. È ovvio che è un argomento che anche in altre categorie c'è, ma sicuramente è molto meno usato, ecco. Vedendo anche partite di Eurolega, di Serie A, ci sono, ma non sono poi così tanti, mentre in questo campionato qua, naturalmente, essendoci un livello tecnico non di grande talento, le squadre cercano di imbrigliare gli attacchi e di togliere fluidità alle squadre avversarie. È ovvio che quando si parla di cambi sistematici, l'attacco si deve porre delle domande. Per quale motivo la difesa attua cambi sistematici? Il primo punto è perché vuole togliere iniziativa, vuole togliere dei vantaggi e fluidità all'attacco. Secondo, perché vuole mangiare il tempo, quindi vuole rubare secondi nell'azione dei 24. E quindi vuol far sì che il cronometro diventi un alleato difensivo. E terzo punto, perché vuole tenere lontano dai punti importanti, quindi dal post basso, dalla linea dei tre punti, vuole tenere la palla lontano da questi due punti cardini. E quindi la difesa può attuare anche dei blitz, quindi dei raddoppi, e forzare a fare degli extra pass che non sono necessari. Prima di affrontare l'argomento per esteso, voglio fare una disamina sulle caratteristiche della mia squadra, anche perché naturalmente mi sono dovuto adattare, perché entrando in corsa ho dovuto cercare di capire il più velocemente possibile le cose che sapevano fare e quelle che sapevano fare meno o che non sapevano fare. Naturalmente le caratteristiche principali più importanti sono il tiro a tre punti e il palleggiare se tiro per quanto riguarda gli esterni. Per quanto riguarda gli interni, nella posizione di 4 abbiamo giocatori che hanno una buona propensione al gioco senza la palla e a un buon tiro da tre punti. Per quanto riguarda invece i giocatori interni, sono abbastanza bravi nel giocare in post basso, ma soprattutto a usare i passaggi. E questo ci dà la possibilità di giocare ancora più di squadra, di allacciare
di allacciare tutti e due i reparti con il passaggio. È ovvio che quando si parla di pick and roll, soprattutto quando ci sono dei cambi difensivi, è ovvio che si cerca sempre le soluzioni più veloci. Però credo anche che nel nostro sistema invece ci sia una cosa ancora più importante, che è di trovare, oltre alle soluzioni più semplici o come può essere attaccare un mismatch, il lungo contro un piccolo, oppure attaccare dal palleggio con il piccolo un lungo avversario, ma soprattutto cercare anche altre soluzioni che si possono trovare nella metà campo, nel quarto di campo dove non c'è la palla. E mi spiego meglio. Naturalmente abbiamo delle regole prefissate dove cerchiamo di starci dentro sempre. E adesso le andiamo a sviscerare. Quando c'è un cambio sul pick and roll, che io pick and roll intendo, non è la posizione che mi interessa. Quando alleniamo il giocato, alleniamo tutti i tipi di pick and roll e poi dentro andiamo a sviscerare quali sono le migliori soluzioni da proporre, da giocare. Però stando dentro anche i 24 secondi, è ovvio che la prima regola che diamo è che quando c'è un cambio fra un piccolo e un lungo, sopra i 10 secondi vogliamo provare a mettere la palla dentro l'area, che non è detto che ci riusciamo, però diamo questo input, questo primo input alla squadra. Mentre se parliamo di cambio sotto i 10 secondi, cerchiamo di isolare la guardia per attaccare uno contro uno. La terza regola è che diamo, e poi le andiamo a vedere, però intanto le mettiamo lì. La terza regola è che quando giochiamo un pick and roll con il 4 e cambiano e la difesa cambia, vogliamo portare un ulteriore blocco sulla palla in modo da forzare un altro cambio e da trovare, così che si trova la guardia contro, diciamo, il centro, l'ipotetico centro, e quindi abbiamo la possibilità poi di giocare su eventuali mismatch in base al tempo che rimane. Adesso andremo a vedere delle clips. La cosa che ci tengo a dire è che in fase di lavoro noi non vogliamo mai, quando troviamo queste difese, proporre nuove situazioni, nuovi giochi, nuove soluzioni, assolutissimamente. Noi vogliamo lavorare con quello che abbiamo e lavorare dentro i nostri giochi. Quindi non dobbiamo, e non voglio confondere nemmeno le idee alla squadra. Cioè abbiamo delle regole, andiamo avanti con quelle e poi dentro le situazioni cerchiamo di trovare le soluzioni migliori. Allora, la prima soluzione che andiamo a vedere è qua partiamo da una rimessa laterale. Questa è una partita di un mese fa contro una squadra oggettivamente molto forte, una squadra fisica, una squadra di talento, una squadra che fa tantissime tipologie di difese e non per niente prima in classifica. Questa è una rimessa nostra dove naturalmente giochiamo un pick and roll top quando la palla arriva alla guardia.
Come avete visto, all'inizio c'è il 3 che blocca il 5 che va a bloccare la palla in questo momento e c'è già stato un cambio, ma fra 5 e 3 della squadra avversaria non c'è, praticamente non c'è differenza fisica. Allora noi continuiamo a giocare perché vogliamo continuare a giocare, non vogliamo fermarci perché in partite come questa, se la palla si congestiona in qualsiasi lato del campo, diventa un problema. Invece dobbiamo continuare a usare il nostro gioco e a portare e muoverci con i giocatori. Su questo blocco c'è un ulteriore cambio, praticamente a tre, quindi la guardia viene presa dal tre difensivo, il 5 rolla dentro contro prima la guardia e poi va a prendere la posizione contro il 4 avversario, che è già davanti. Vedete che questa non è una difesa aggressivissima dove tolgono le linee di passaggio. Qua c'è un buonissimo tagliafuori offensivo del nostro giocatore dentro l'area che piano piano cerca di andare a conquistare la posizione e ci riesce perché oggettivamente è vero che prima era dentro l'area e adesso la riceverà un passo fuori, però è anche vero che la fisicità degli avversari è elevata. A questo punto, da qui abbiamo detto che, vedete i 24 secondi, potremmo giocare l'uno contro uno per il centro, che potrebbe fare direttamente uno spin move verso il fondo, quindi attaccare o in scivolata la linea di fondo per concludere subito, oppure, come vedete, c'è un aiuto da parte del difensore del passatore e a questo punto c'è una buona collaborazione a due tra il nostro lungo con la palla e il 4 che sta per tagliare, ricevere e segnare. Come vi ho detto all'inizio, i nostri giocatori tipologia 4, quindi giocatori che sono abbastanza perimetrali, hanno abilità nel giocare senza la palla e questo ci torna utile perché abbiamo un'arma in più per poter produrre un canestro a metà campo. E questa è, come avete visto, diciamo che il lungo naturalmente può. La prima regola che gli diamo e che alleniamo è quella di giocare uno contro uno, ma in questo caso che ci poteva stare anche un leggero vantaggio, ma con l'aiuto del piccolo che ha messo una mano sul palleggio, su un ipotetico palleggio del nostro lungo, hanno deciso di giocare con un taglio, giustamente, punendo l'aiuto difensivo. Quindi questo per quanto riguarda la regola sopra i 10 secondi, è ovvio che qui non ha giocato uno contro uno, però l'idea mi fa capire che noi tutte le volte che siamo davanti alla difesa in post basso, sia con un cambio sia senza cambio, vogliamo dare la palla. Perché abbiamo detto all'inizio della lezione che il nostro 5 comunque la palla la sa passare. Comunque legge il gioco, è subito pronto ad attaccare, ma è subito pronto a guardare sul centro per vedere queste tipologie di passaggi o anche passaggi skip sul lato opposto, sul lato debole, che poi andremo a vedere sotto un'altra forma di argomento. Questa è un'altra situazione dove che comunque alleniamo, perché noi alleniamo, tenete presente che noi facciamo tantissimo lavoro di tiro, di palleggio, arresto e tiro per gli esterni. Di solito nei nostri allenamenti dedichiamo 40 minuti tutti i giorni al tiro, sia da spaziature, sia individuale, per ruoli e quindi anche per i piccoli un lavoro dal pick and roll, come anticipare un cambio e prendere e tirare,
quindi sul palleggiare a stiro, lavorare tra esterni con dei blocchi per innescare un tiro verso l'angolo, quindi curare anche il discorso del passaggio. Quindi ogni giorno noi 40 minuti li dedichiamo al tiro e ci serve perché a questa qualità la vogliamo sfruttare al massimo in tutte le situazioni, in contropiede, sul rimbalzo offensivo, con delle regole ben precise. Adesso qui praticamente giochiamo una transizione dove questo è il cosiddetto pistol, un blocco di 3x1 dove proviamo a forzare un cambio. E provare ad andare in post basso con la nostra ala contro un playmaker di taglia più piccola. In questo caso abbiamo un po' rinunciato, ecco, però abbiamo trovato un'altra soluzione importante perché sul cambio difensivo abbiamo trovato un palleggio a raste tiro del nostro playmaker, visto che la difesa non era completamente aggressiva sulla palla, quindi abbiamo avuto lo spazio necessario per poterci prendere un tiro. E lo facciamo anche con sfacciataggine, perché questa situazione ce l'abbiamo e la dobbiamo portare avanti. Quindi poi se sbagliamo, comunque va bene, mi piace l'idea di attaccare da subito, ecco. Trovare subito una soluzione. Avete visto che comunque la difesa era abbastanza staccata su questo cambio, era più facile prenderci un tiro dal palleggio che giocare al limite in post basso con la nostra ala. Situazione simile. Anche qua giochiamo un blocco sulla palla. Adesso il vantaggio ci potrebbe essere per l'esterno perché sul cambio è molto aggressivo il difensore del playmaker, quindi sta togliendo diciamo, l'uscita alta per il numero 3 e lo spinge in post basso. Come vedete, proviamo. Poi non gliela diamo perché c'è comunque anticipo, decidiamo di bloccare ancora il playmaker che va via e non blocca nemmeno, va via immediatamente perché su questo cambio difensivo alla fine potremo prendere un vantaggio con il cosiddetto slip. Poi c'è il ritorno perché è un cambio non totale, diciamo, e mettiamola e il vantaggio lo potremo avere con la sponda che riceve il passaggio per darla dentro. È ovvio che, come in tutte le partite di questo campionato, più la palla è sotto la linea del tiro libero e più le squadre collassano e tolgono l'area. Come vedete, il nostro 4 legge la situazione e va a prendersi il pallone in lunetta per giocare un tiro o l'alto basso. E questo diciamo, e lo ripetiamo, che non voglio mai portare situazioni nuove perché abbiamo diversi giochi e dentro questi giochi dobbiamo trovare una soluzione. Un'altra soluzione. Questi sono due, è un gioco per il lungo, portiamo un blocco di trasferimento per trasferire la palla sull'alto di sinistra e giochiamo per il blocco per il lungo, per mandarlo in post basso. E qua eseguiamo, al di là che possano fare cambi o non cambi, come avete visto anche la prima azione, noi eseguiamo il gioco. Alla fine portiamo un blocco e manca 7 secondi. Se vedete 24. Ne mancano 7. A questo punto isoliamo l'esterno e ci giochiamo l'uno contro uno e un palleggio a raste tiro. Che questo è chiaro che è nelle nostre nel nostro DNA. Qui siamo
a Vigevano, una squadra che lavora tantissimo sui cambi sistematici in tutte le salse, quindi in tutti i blocchi, ma come vi ho detto, preferisco farvi vedere solo un argomento, solo il cambio sui pick and roll, le letture sui pick and roll, e qua su questo cambio decidiamo di giocare uno contro uno, di lasciare il playmaker giocarsela, anche perché mancava veramente pochissimi secondi allo scadere dei 24 e di conseguenza ha deciso di mettersi in proprio e attaccare dal palleggio. Stessa situazione con un pick and roll differente, sempre dentro il gioco che porta spalle a canestro il nostro 5. Come vedete, c'è un'altra situazione e noi andiamo avanti sul giocato. A questo punto dobbiamo anticipare l'uscita, il cambio. Vedete che poi non è un vero, è un cambio, ma non è aggressivissimo. E noi abbiamo la possibilità di prenderci questi tiri e lo vogliamo, anche perché poi mancava 7 secondi e abbiamo la possibilità. E quindi ce lo prendiamo con grande tranquillità per un canestro. Situazione, la riporto un attimo indietro, così. Qua giochiamo con 5 piccoli perché un po' avevamo qualche problema di fallo coi lunghi, di falli coi lunghi, e soprattutto perché anche loro, insomma, una squadra non di fisicità, quindi abbiamo un po' pareggiato e abbiamo cercato di giocare tanto sui pick and roll per provocare dei cambi e oggettivamente ci è anche andata bene perché qua già subito abbiamo portato un pick and roll per il playmaker che poi avete visto non c'è stato il blocco ma è andato subito dentro, ma poi anche l'ultimo tiro manca pochi secondi alla fine dell'azione. Vogliamo isolare. E vediamo che naturalmente l'esterno prima prova a giocare, a fare 2 palleggi con la mano destra, quindi allargare un po' più lo spazio per poi attaccare di sinistra. E come vedete qua nell'angolo, il nostro 4 che stringe un pochettino, ma prova a dare un po' più di spazio all'esterno alto per abbassarsi, che poi vedete. Quindi la difesa deve fare una scelta. A questo punto il nostro playmaker può attaccare di mano sinistra perché ha un po' più di spazio per andare fino in fondo e segnare un layup. Situazione con l'uso dei passaggi fondamentale. Anche qui c'è un gioco, un pick and roll singolo dove c'è un cambio immediato e proviamo a giocare per dare la palla dentro. Non c'è tanta, c'è una differenza, ma non eccessa, diciamo, non totale, però proviamo a vedere se riusciamo a dare la palla dentro. A questo punto è ovvio che la difesa prova un po' più a zonare anche con i 2 uomini dietro, prova a togliere subito il passaggio dentro. A questo punto noi facciamo un bel passaggio in mezzo angolo, in angolo, una posizione dove si presuppone che ci possa stare un tiro l'uno contro uno, oppure la palla dentro al nostro giocatore. Ma non è finita, perché non ci riusciamo a darla, perché la difesa fa buon anticipo e flotta molto. A questo punto il 4 che gioca un taglio, e anche se non è un blocco di contenimento, ma porta un po' via il difensore in lunetta, lo fa abbassare e giochiamo un altro skip per l'esterno che si prende un tiro da 3 punti. Io insisto molto nel dire alla squadra che ogni volta che c'è la possibilità di prendersi un tiro da 3 punti,
punti lo dobbiamo fare, anche dopo un passaggio, perché poi siamo sempre in tempo a rinunciare, però la cosa importante è provare sempre a essere, ad attaccare, ecco, sì, essere minacciosi. Poi ci va dentro bene, se una volta non ci va dentro, la seconda volta rinunceremo, ecco. Adesso andiamo a vedere una regola, che è la terza regola, quella che vi ho detto dei due cambi, forzare un secondo cambio. Qua c'è i due picherol alti, dove andiamo per ribaltare. Qui è tutto regolare, la difesa non fa nessun cambio. Cambia su ribaltamento. Primo cambio, secondo cambio. Adesso dobbiamo decidere cosa vogliamo fare. Naturalmente anche qui, se sono più di 10 secondi, proviamo a giocare per mettere la palla dentro. Però non è facile passarla subito, ma giocare con la sponda, perché il vantaggio ce l'abbiamo ora. A questo punto il difensore è caduto, però vediamo che la difesa è subito pronta ad andare verso la palla, quindi aiutare per non avere ulteriori problemi, per non prendere un canestro facile. E il nostro lungo, abilissimo, nel momento che prende la palla, poi a guardare il centro dell'area e vedere che difesa collassa, ribaltamento sugli esterni. Come vedete, sui recuperi difensivi giochiamo una specie di boomerang pass e qua attacchiamo per poi trovare un ulteriore scarico sul lato opposto. Naturalmente questa azione, quando abbiamo messo la palla dentro, era sopra i 10 secondi, quindi abbiamo avuto tutto il tempo per punire la difesa con ulteriori passaggi e con un extra pass finale. Adesso vi voglio far vedere un errore di lettura che secondo me qui ci fa vedere un po', anche perché non abbiamo lavorato su tutte le situazioni e quindi questa un po' gliel'ho concessa, però vorrei spiegarvi qual è la mia idea su questa situazione qua. Alcune volte noi giochiamo i due picherol alti, come vedete, con il 3 che blocca il playmaker e poi prende, riceve un blocco, come lo chiamiamo, cieco, flare, per dal lungo. A questo punto il cambio avviene solo sul ricciolo, perché noi vogliamo leggere qua se inseguono ricciolare, se tagliano aprirsi, se cambia la difesa buttarsi dentro. Quindi abbiamo tre letture e questa è una. A questo punto cosa fa la difesa? Qua vuol cambiare. Come vedete abbiamo il 5 che sarà marcato da un esterno e il nostro esterno che sarà marcato dal 5. Qua facciamo un errore di lettura. Qua invece di che il 3 prosegue nell'angolo, si riapre fuori. Perché vogliamo che prosegua nell'angolo? Perché vogliamo che il 5 segua il nostro 3 e il 4 si alzi un po' di più per ricevere poi un passaggio da 1 e 1 e 4 che poi la passerà a 3 che potrà prendersi un tiro se il 5 rimarrà un metro dietro. Oppure, una volta che il 3 è andato in angolo, abbiamo 5 contro 2 e vogliamo giocare con un seal dentro l'area, con il 5 che porta dentro la guardia. Così isoliamo, manca 13 secondi, e possiamo giocare con le sponde per mettere la palla, oppure col playmaker
che la passa direttamente al 5. Non so se sono stato chiaro, ma immaginate che il 3 allarga il campo, allarga l'area, si porta via 5 in angolo, quindi rimaniamo col nostro 5 che giocherà un seal dentro l'area. E invece cosa succede? Che torna fuori e quindi cambiano e poi manca 7 secondi e dobbiamo trovare una soluzione abbastanza fortunosa, ecco. Sì, sì. Quindi questo è un errore, ma glielo concedo perché non abbiamo lavorato moltissimo su questa situazione qua. Ok, adesso, come vi ho detto prima, abbiamo visto le soluzioni primarie, diciamo, ecco, del nostro giocato, ma non ci dobbiamo fermare qua, come abbiamo detto all'inizio, dobbiamo creare ulteriori soluzioni nel giocato, non solo, abbiamo detto, per chi ha la palla, ma anche per chi non ce l'ha. Abbiamo visto prima anche un gioco alto-basso, abbiamo visto dei tagli, abbiamo visto delle situazioni sempre in base alle nostre caratteristiche. Adesso andiamo a vedere una situazione dove, che poi ho ritrovato anche in qualche partita di Eurolega che ho visto ultimamente. Qua siamo a Cremona, una squadra che la maggior parte delle volte in difesa fa cambio. È una squadra fisicamente importante, con giocatori con braccia lunghe che ti tolgono anche il ritmo anche del tiro e soprattutto anche il ritmo e la fluidità anche del movimento movimento di squadra, del passaggio, di un ribaltamento. Quindi non era semplice. Allora, in queste situazioni abbiamo provato a usare anche dei blocchi che poi non sono solo di contenimento, ma anche un blocco cieco sul lato debole per liberare un'altra soluzione, per trovare un'altra soluzione sul lato opposto. Andiamo a vedere sempre dentro i nostri giochi. Questa è la transizione. Come avete visto, c'è subito un cambio. Ecco qua. Noi qua, quale regola abbiamo dato? Che, vi ripeto, non è stato semplice, però ci abbiamo provato e qualcosa siamo riusciti a trovare in questa situazione. Che nel momento che su questo lato non trovavamo soluzione immediata, allora potevamo giocare anche su questo lato. Come vedete, allora, adesso voglio farvi capire meglio. Nel momento che c'è il pick and roll, il giocatore è dentro l'area, quindi l'uomo più libero è quello in angolo. E il difensore qua sulla lunetta è praticamente rivolto alla palla. E abbiamo dato due regole, diciamo. Una, che se il difensore è chiuso così, blocchiamo, come vedete, ecco, subito, immediatamente, in modo da far viaggiare la palla. Qua non abbiamo mantenuto il blocco e il passaggio è arrivato in ritardo. Come vedete, c'era una possibilità di prendersi un tiro. È anche vero che la situazione di vantaggio non c'è più, c'era prima. Ora siamo andati avanti nel giocato. Abbiamo dato la palla in post basso come volevamo, anche coi 4, perché c'è un vantaggio. Dopodiché, come vedete, importantissimo, la testa
gli occhi del nostro quattro rivolti subito nel centro dell'area, che vede che il playmaker è marcato dal 5 ancora. A questo punto, 8 secondi, 9, 8 secondi, attacchiamo e il nostro lungo che fa un taglia fuori offensivo per farsi facilitare la penetrazione e il lay-up della nostra guardia. Altra situazione simile. Qua ci sono i due pick and roll alti. C'è un cambio. C'è uno slip e c'è un cambio. Quindi qua non c'è un vantaggio. Ci sarebbe perché è davanti. Ma vogliamo andare a giocare per un altro obiettivo. Perché? Perché l'esterno qua è in netto ritardo su questo giocatore. Allora, la palla viene verso il lato debole e c'è un blocco di contenimento, diciamo di contenimento, per far sì che su un close out c'è un ritardo da parte della difesa e c'è un tiro piazzato. Poteva esserci un ricciolo, ma mi sembra più corretta la soluzione, anche perché mancava 7 secondi, aveva un vantaggio, era giusto prendersi questo tiro qua. Altra situazione simile. Qua c'è il pistol, il 3 che va in allontanamento, il difensore dell'esterno taglia. Giochiamo un pick and roll, al di là del brutto passaggio che è stato effettuato, giochiamo questo pick and roll. C'è un cambio, dall'angolo parte il 4 che porta un blocco. Vedete la difesa? Su questo blocco cieco possiamo prendere un tiro oppure attaccare un close out. Lo rivediamo. La palla qua potrebbe andare via prima dalle mani della nostra guardia. C'è un po' di ritardo, ma è dovuto anche un po' alla bravura della difesa, alla stazza fisica, al togliere fluidità al gioco, alla situazione. Però proviamo lo stesso. Comunque c'è un ritardo successivo su un recupero difensivo. E qua un palleggereste tiro molto semplice da effettuare, da segnare. Ultima situazione. Questa è la transizione, andiamo avanti. Qua ci sono dei cambi, c'è un altro end-off, ci sarà un altro cambio. Qua naturalmente adesso viene un pick and roll. Come vedete, il nostro 5 non blocca più perché vede che ci sarà un ulteriore cambio, non ci sarà più un mismatch. Allora proverà a rubare il tempo. E bene o male ci riusciamo, ma non immediato, con l'arrivo del playmaker e la posizione del nostro lungo, che il vantaggio è qui. Adesso ce l'ha sul lato di sinistra, diciamo. Guardate questo lato qua, cosa succede? Mentre la palla vola dentro, c'è un blocco, una specie di blocco, un velo, un contenimento, dentro, fuori. 8 secondi, palleggia arresto e tiro. Queste soluzioni le cerchiamo sempre, le continuiamo a cercare in allenamento, anche lavorando 3 contro 3, 4 contro 4, proviamo proprio a migliorare questa qualità, perché
noi non possiamo vivere e morire solo sulle situazioni individuali. Dobbiamo cercare di trovare qualcosa anche dalle soluzioni di squadra. Come avete visto, ci sono dei blocchi, diciamo, dei blocchi di contenimento, chiamiamoli, o se no anche dei blocchi ciechi. Noi lo riportiamo anche quando non ci sono dei pick and roll. Quindi, quando la palla va dentro al post basso, che c'è il vantaggio, noi, siccome ci siamo detti che le difese collassano sempre, vogliamo andare a giocare anche sul lato debole. E qua vi faccio vedere delle clip. Qua giochiamo per il nostro 5 che va in post basso. Dallo stagger, ecco qua, da uno stagger. Poi andiamo, la palla va dentro. Come vedete, la difesa è comunque abbastanza dentro, ma abbiamo la capacità di giocare subito guardando il centro dell'area, perché secondo me il lungo, la cosa che deve fare subito, oltre a vedere l'uno contro uno, gli occhi devono essere dentro il cuore dell'area, e vede questo passaggio. Questa è la transizione dove non chiamiamo niente e andiamo, decide il playmaker dove andare, cosa fare. Vogliamo mettere la palla dentro l'area, ok? Anche qui, come vedete, c'è movimento e qui la difesa sotto il canestro, dentro l'area, riempiono sempre per togliere l'uno contro uno. Passaggio, due mani sopra la testa, immediato, blocco di contenimento e tiro da tre punti. Ultima. Qui sono un gioco di stagger dove quando la mettiamo, ora qua la mettiamo dentro, ma abbiamo il 4 in punta, quindi qua, e qua abbiamo due esterni. Però noi, chiunque ci sia, lavoriamo per fare un blocco. La difesa naturalmente è pronta per cambiare. Vedete sul lato forte tutti zonati. E questa squadra qua è una squadra veramente grande. E qua giochiamo per punire questo ipotetico cambio. C'è un misunderstanding difensivo. E quindi puniamo la difesa con questo taglio. Ultime situazioni che vi voglio far vedere, che ho trovato nella mia ricerca, ma prima ancora mi sarebbe piaciuto farvi vedere un'altra soluzione secondo me importante, che i grandi giocatori che ho avuto la fortuna di allenare lo facevano senza che nessuno gli dicesse niente. Ad esempio, Marty Lunen sui due pick and roll alti, quando c'è un cambio, lui la seconda volta bloccava il suo difensore in modo da lasciare il playmaker attaccare senza che la difesa potesse intervenire, ecco, potesse aiutare. Quindi purtroppo non ho le immagini, ma un'altra volta cercherò di ritrovarle, ecco. Però vi voglio far vedere queste situazioni qua che sono importanti. Questa è la prima. È la partita, come vedete, di quest'anno fra il CSKA e il Bayern, dove la guardia qua gioca un pick and roll laterale
c'è subito un cambio. Guardate il lato debole. Guardate il lato debole. Subito il 5, diciamo in questo caso 4 e mezzo, dai. Porta subito un blocco per liberare questo giocatore qua. Vedendo, la guardia vede subito che qua non c'è vantaggio e giocano per questo vantaggio di squadra. Palla che schizza dalle mani della guardia come un proiettile, tiro da 3 punti. Situazione che abbiamo visto prima di uno skip in angolo anche fatto dalla mia squadra, ma poi non è andato subito a buon fine. Guardate in questa partita la bellezza della lettura immediata e del passaggio. Qua c'è la guardia, diciamo la guardia che blocca il 5 che va a bloccare la palla. Ci sono dei cambi. C'è prima un cambio a 2, adesso un cambio a 3. A questo punto l'esterno con la palla in mano tiene vivo il palleggio e mentre guarda il lato, lo stesso lato, riesce a vedere questo cambio e guardate come punisce con questo bellissimo passaggio la difesa. Questo è un tiro ad altissima percentuale. Avete visto che comunque il passaggio dal top è fondamentale quando ci sono dei cambi e degli ulteriori aggiustamenti, si possono trovare delle soluzioni. Non c'è solo la soluzione dentro l'area per il 5, ma c'è anche questo. Ultima soluzione che però non si vede benissimo. Questa è la finale di Eurolega, Fenerbahce Olympiakos, dove il lungo del Fenerbahce è davanti per qualità tecniche, fisiche e quant'altro, riceve il pallone, il lato debole completamente zonato, quindi soluzione di uno contro uno pochissima. 10%, 5%, 8 secondi, giocano di squadra. C'è un hook skip o un hook pass, come nel momento che c'è il passaggio, la guardia alta qua fa un taglio per andare a togliere una rotazione. Guardate. Quindi il vantaggio diventa ancora maggiore per un tiro piazzato da 3 punti. Il bello di queste situazioni è che poi quando tu ci giochi e la squadra migliora va per più soluzioni e quindi sei ancora così c'è meno possibilità di scautizzare perché comunque sei pericoloso su entrambi i lati. Vi ringrazio ancora e vi saluto tutti cordialmente. Buona serata.